Ciao ragazzi, cheers al canale Bella V, come state? Spero tutto bene. Allora, niente, l'occasione come spesso è propizia di fare un bel video pamphlet anti-Juventus. Non ci fanno mancare mai l'opportunità di farlo. Sapete che ieri la Juventus ha perso 1-0 contro la Roma, in casa della Roma. Stiamo parlando, lo ricordo a tutti quelli che non vogliono capire, che stiamo parlando di una squadra che ha perso 5 partite su 6 in Champions League, nell'ultima Champions, e quindi avete un po' l'idea della situazione, no? Niente, la prima cosa che avrebbe da dire è che appena incontrano una squadra un po' più medio forte, hanno dei problemi. Poi Allegri ieri sera diceva, dispiaciuto, smagrito, la Roma è una squadra che aspetta, sta dentro la partita e prova. E fallo tu, perché non lo fai tu, Allegri? Fai tu pure come la Roma, come con Mourinho, che aspetti, stai dentro la partita e poi ci provi. Io voglio ricordare a tutti che questa squadra ha il monte ingaggi più alto del campionato. Monte ingaggi dato a giocatori che io non so nemmeno chi siano, ma vengono considerati dei grandi campi. Kostic, non so chi sia, da dove venga, da che squadra venga, grande campione. Locatelli, poi venduto manco fosse il giocatore, manco fosse Lampard, ma anche Rabiot è un underperformer di quelli paurosi. Prende uno stipendio credo di 7 milioni e mezzo all'anno, un giocatore come Rabiot che gioca solo col sinistro. Pogba, che ormai è un quarantenne, uno splendido quarantenne, come diceva Moretti, e ha passato gli ultimi 2 anni prima di approdare alla squadra di Torino dallo psicologo, e viene venduto Pogba come se fosse Pogba di 10 anni fa, perché Pogba era Pogba di 10, sono base di 10 anni. Ma potrei dire anche Danilo, non so chi sia, Danilo, difensore, ma posso anche Bremer. Ragazzi, Bremer non ha mai giocato una partita importante nella sua vita. Viene dalla provincia, da una squadra di bassa classifica. Non ha mai vinto nulla. Certo, non è che lo score di un giocatore incida sul suo valore, anche economico, ma spesso è così. Spesso è così, perché spesso un giocatore che ha vinto costa di più di uno che non ha vinto. Pagato 50 milioni, bisogna vedere se è vero, perché sappiamo tutto l'accrocchio che spesso ci che di cui parlano i giornali. Ma Bremer per me non vale manco 5 milioni sul mercato. Ma parliamo di Vlahovic. Parliamo di Vlahovic. Vlahovic è montato all'uso dai giornali, dai media, no? Italiani, Gazzetta dello Sport, Rai, Mediaset, Tutto Sport, Savassandir, Corriere dello Sport, Vlaovic, il nuovo Cristiano Ronaldo, Vlaovic campione stratosferico, giocatore moderno. Dove sta Vlaovic? Ditemelo voi. Sono 2 anni che Vlaovic sta alla Juventus, ve lo ricordo, 2 anni. Dove sta? Ditemelo, dove sta Vlaovic? Che ha fatto Vlaovic? Quanti gol ha fatto Vlaovic? In che partite importanti ha segnato? Qual è stato il suo apporto grande, questo grande campione, secondo solo ad Haaland, il nuovo Cristiano Ronaldo? Dov'è? Lo capite da soli, che tutto De Sciglio, che è un giocatore che si è perso, come tutti gli altri, Bernardeschi, Chiesa, ne potrei dire a bizzeffe. Dove sono questi? Alexandro, dove è finito questo grande terzino sinistro? Ma potrei continuare a Lookin, questa promessa del calcio italiano, fortissimo. Dov'è? Dove sono questi campioni millantati, questi grandi giocatori della Juventus, questo monte ingaggi più alto in Italia? Bisogna vedere se poi nella realtà è così, ma almeno sui giornali viene definito il monte più ingaggi più alto d'Italia. Dove sono questi grandi giocatori? Dov'è Kostic? Kostic, Rabiot, McKennie, dove è finito questo americano che avete preso, fortissimo? Dove è finito McKennie? No, ditemelo. Questi grandi giocatori, questi campioni che sono incompresi, Rabiot, questo fenomeno,
che non sa usare il destro, un giocatore di un top club che gioca solo col sinistro. In Serie B stanno quelli che giocano col sinistro e il destro a centrocampo, sono 10 volte più forti, 30 volte, 50 volte più forti di Rabiot. Dove sono? Spiegatemelo voi, questi grandi giocatori. Dice Allegri, la Roma è una squadra abituata ad aspettare, a stare dentro la palla. E fallo pure tu, Allegri, stai, aspetta pure, visto che non lo fai, aspetta, sei dentro la partita e poi non c'è più Tevez, Pirlo, Cristiano Ronaldo che ti tolgono le castagne da dentro al fuoco, o Mario Mandzukic, non stanno più quelli, sì che erano forti, non stanno più, non sta più Tevez o Pirlo che ti tira fuori le castagne dal fuoco, o il primo Morata che faceva dei gol pazzeschi, ripigliatevi tifosi juventini, avete una squadra da mezza classifica negli ultimi 5 anni, sentite a me, riprendetevi, che speravate ieri, nonostante inguaribili. Tutto qua ragazzi, l'occasione era propizia, mi capite, e tutto qua fondamentalmente, ma mi vengono questi giocatori, ma me ne potrei dire altri, sicuramente ne potrei dire altri, non mi vengono in mente adesso, ma ne potrei dire altri, non so manco bene chi giochi in attacco ormai di là, ne potrei dire altri, fatemi sapere cosa ne pensate. Un pollicione se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale di Bella V, vi chiedo l'iscrizione e alla prossima, ciao.